Ragazzi, come sapete, oggi partirà una nuova serie, quindi vi invito a supportarla al 200%, però c'è un piccolo particolare. La modalità dei mondiali di FIFA non ci permette di giocare in coppa, quindi dovremo fare partite su stagioni online. In questo primo episodio faremo la partita di stagioni online. Chiaramente, se voi sapete come risolvere questa cosa, ditecelo qui sotto. Altrimenti, diteci se preferite continuare su stagioni coppa come stiamo facendo normali, quindi non modalità mondiali, oppure fare modalità mondiali, io prendo il Belgio e Menzo prende la squadra contro il Belgio sul mio canale, mentre sul suo lui prende il Belgio e io quella contro il Belgio. Diteci voi. EA Sports. It's in the game. Bentornati qui sul mio canale. Oggi, signori, come sapete, come vi ho già detto, avete già sentito, parte una nuova serie. E infatti non sono da solo, non sono da solo, c'è un ospite molto eterosessuale, penso. Chiaramente. Buon pomeriggio a Menzo. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, sempre io Menzo, eterosessuale. Ma comunque oggi siamo qui, signori, per giocare una prima partita, una prima e poi una seconda che giocheremo. Vi invito già a iscrivervi al canale di Menzo, perché uscirà sul suo canale la seconda giornata del Belgio. E quando gioca il Belgio la seconda giornata? 4 giorni dopo oggi. Non per forza giocheremo la partita che realmente giocherà il Belgio, però chiaramente vedremo un po' l'avversario che uscirà e noi, sì, la diciamo cosa che... divertente. Diciamo che la EA avrebbe potuto fare qualcosa di veramente interessante, ma ha deciso di no. Ha deciso di no, perché fare una Esatto. stagione in coppa con i veri mondiali sarebbe stato veramente qualcosa di incredibile. Con la Spagna. E questa è No. tosta, Ah, eh? Questa però, è subito tosta. così? Che tra l'altro la cosa comica è che noi non abbiamo mai giocato insieme, Bomber, in No, coppa. infatti. No, no, Bene. aspetta un secondo che c'è il volume, zio porco. Ci siamo. Dio buono. Ok. Allora, bene, subito palla recuperata. Gioco di squadra, anche meno. Beh, ok, perfetto, vai. Esatto, Perché soprattutto noi l'abbiamo giochiamo a minimo. FIFA, ma in Coppa è molto più complicato. Esatto, Poi guarda adesso. Vertes come avvia. Mandalo, mandalo, mandalo. Bellissima palla che ci ho dato. Al Guardami centro, dentro. eh? Guardami Al dentro. centro. Guardami dentro. Cosa? E dai! Subito! Batti, dammi il pugno, Bomber. Dai, 1-0 subito, 4 minuti. Tra l'altro voglio sottolineare il doppio passo di Mertens che manda Lukaku, tanta roba. Tanta E roba, poi mamma Lukaku mia. la mette dentro con esperienza e generosità, cioè quello che un attaccante non farebbe. Buono, facciamo girare, ho visto Hazard. Beh, ho visto Hazard, guarda il centro Lukaku. Ah, Un po' proprio peccato, lunga peccato, quel peccato, peccato. mancino. La teniamo. Te la rimetto, cross di Mertens. Ah, perché sul secondo che c'era Hazard dentro? Mamma mia, L'abbiamo sono in presa, ansia. buono Eccola. così, sì, ma ci stava, manda Lukaku, qui lo fa Lukaku, in aria, fino in fondo, Lukaku, una cosa l'ha tirato, Attenzione, arriva sì, Carrasco! e andiamo, uno per Pianini! uno, bene così, 2 a 2-0 0, Belgio! Belgio è devastante, signori, Eh è sì. devastante proprio. Va bene così. Che tra l'altro Poi dobbiamo. commentiamolo l'intervento di De Gea su Ronaldo l'altra sera. Era un Carius travestito, poverino. Sì, tra l'altro i Rar capelli ricordavano vagamente con quella Raramente si vede capigliatura. De Gea E sbagliare. Ci sono. Con calma. poi il Belgio ha dei giocatori che ti ispirano proprio le finte, Eh sì. cioè. Dici, ma. No, perché. L'ha Sei sentito De Bruyne? Sei sentito De Bruyne? visto, Oh. fallo! No! Cioè, Mounier ha fatto la cosa più brutta. Le idee sono buone, Eh ma si vede sì, che giochiamo assieme da poco. Bravo, esatto, ti volevo dire la stessa cosa. Infatti, se i nostri amichetti ci dovessero consigliare di continuare così in coop, mi sa che li facciamo divertire, quindi attenzione. Sono uscito male con Company, vacita, vacita, vacita. Ci sto andando, dai, dai, l'abbiamo presa con sicurezza! Mamma mia, Mamma mia! signori, questo Belgio, Ho così. perso 40 minuti, dai, via il pallone, vai, che partiamo pure in contropiede. Guarda che parte Mertens, che palla, c'è anche Lukaku dentro! C'è anche Lukaku dentro! C'è anche Bello! Lukaku! No! Mi ha preso! Parte De Bruyne! Me la sono Company! autocrossata! Ah, Attenzione a Dio! Lukaku! Oh, ce l'abbiamo Che ancora noi! peccato! Il tiro di Una! Hazard! Tre! Mamma mia, Doppietta mamma per mia! mezzo! Sì, a tre. E doppietta di Hazard? Non lo so. So solo che la mia webcam in questo momento è morta.
Quindi, ragazzi, non mi vedete più. Forse a fine partita rivediamo. C'è solo mezzo che ha preso possesso del canale, aiuto! Adesso hai una grande responsabilità, perché lo sai che sarai, tipo, avrai la faccia molto grande in primo piano. No, non farlo. Attenzione, Marco Alonso che ci prova, Courtois attentissimo! Mamma mia, dai, che evitiamo anche l'angolo, evitiamo l'angolo. Mamma mia, Bertone non corre più. Mamma mia. Vabbè, ha fatto un bel recupero, eh. Ha fatto un bel recupero sull'angolo. Dai, l'hai presa? Non l'ha presa. Però, ragazzi, attenti! Attenzione! Asensio la riapre ipoteticamente, siamo all'83esimo. La riapre, no, non mi guarda che sta a fare, tra l'altro. Vabbè. Non mi preoccupa minimamente questa cosa, però in realtà non volevo prendere gol. Ok, allora io metterei contropiede. Attenzione. Sì, occhio perché ci siamo aperti tutti insieme. Oh! No, eh. No, eh. Regà. Adesso il 3-2 ti preoccupa un po' di più? Forse sì, effettivamente è aperta, però Bacioli la va a richiudere. Corre amici! No! Bravo De Gea. No, aspetta, perché la Coppa del Secolo l'ho fatta io. No, occhio dentro. Sì, mamma mia! Mamma mia, ti è la di Courtois! Facci cantare, Courtois! Facci cantare! Si attende solo il fischio finale. No, pigliamo sì, più. Ragazzi. Mamma mia, che sofferenza. No, c'è uno scontro di due nostri. Arbitro fischia però, dai, fammi battere questa punizione. Tanto è inutile andare, tanto le punizioni, ragazzi. Chi va? De Bruyne. E così sì, allora. Ah! È finita così. Rick. Non ci credo. Rick, per fare di qualcosa, sei l'unico inquadrato in questo momento, Rick. Non so veramente cosa dire. Sì, diciamo che loro sicuramente fare un paio di gol se lo meritavano, non di certo il pareggio, perché noi la partita no, ce la siamo, siamo mangiata. Mannaggia tutto. E va bene, ragazzuoli, che dire? Speriamo che l'esordio del Belgio di stasera sia più positivo rispetto a questo, cioè dal punto di vista del gioco in realtà tanta roba. Molto bene, sì. Fede e Menzo che però si sono spenti nel finale. Gran peccato, grande occasione persa. Quindi nella nostra classifica virtuale avremo un punto in questo momento. Il esatto. Nostro Belgio avrebbe un punto. Bisogna assolutamente rimediare nella seconda e nella terza giornata del girone. Ovviamente iscrivetevi al canale di Menzo, perché vi ricordo che quando giocherà il Belgio, quindi adesso ve lo scrivo perché non mi ricordo, troverete sul suo canale la seconda partita, e diteci nei commenti se preferite vederci giocare contro oppure assieme, anche se non nella modalità dei mondiali. Non so se può aggiungere qualcosa a Bomberone, se no lo chiudiamo qui perché... Niente, sicuramente nei prossimi video cercheremo di non sconcentrarci, dovremo Mamma stare mia, sul pezzo fino alla fine della partita, 90 minuti più recupero. Ragazzi, però ci sta, contro la Spagna ci può anche stare un pareggio, è per come è venuto questo pareggio che un po' mi spiace, ecco. Niente, ci vediamo sul mio canale per il secondo match di questo girone del nostro Belgio. Dai, e allora sempre forza Belgio, lasciate like, iscrivetevi a entrambi i canali, never give up e bella regà!